Quante volte avete acquistato accessori per la nostra assistente vocale di Amazon e avete avuto l'imposizione, come scritto nel manuale, di dover connettere il prodotto a 2,4 GHz piuttosto che il 5? Quindi viene riportato di andare a disabilitare la frequenza 5 GHz per poter fare la connessione. Cercherò di spiegarvelo nella maniera più semplice possibile. Partiamo dal presupposto che la 2,4 GHz ha una portata maggiore, subisce meno l'interferenza rispetto all'altra, e questo quindi la rende l'ideale per poter mettere un accessorio che può essere la lampadina smart piuttosto che un IR smart e tutto quello che si può acquistare come accessori anche in un'altra stanza, perché comunque questo tipo di frequenza arriverà a coprire anche quella stanza. Parecchie volte capita che i modem che abbiamo a casa switchino automaticamente tra il 2,4 e il 5, ma non in tutti i casi, soprattutto quando si tratta di modem che vengono forniti direttamente dal fornitore, dal gestore della nostra rete di casa. Quindi lì nessun problema, o meglio, il problema c'è che bisogna andare a accendere il computer, entrare nelle impostazioni del modem, disattivare il flaggettino del 5 GHz, fare la connessione con il dispositivo che vogliamo configurare, e a questo punto, una volta trovato e configurato, possiamo andare a riabilitare il 5 GHz perché non ci darà più nessun tipo di problema. La 2,4 ci consente di fare questa cosa, una copertura maggiore, un'interferenza e meno soggetta alle interferenze che in casa possono essere semplicemente gli elettrodomestici, le pareti di casa, oppure strumenti tipo il cordless, oppure le reti dei vostri vicini di casa. Tutto questo può andare ad influire sulla buona riuscita e sull'utilizzo del dispositivo che avete appena configurato, su quell'accessorio. La 5 GHz invece è una banda più potente, ma che ha un raggio minore di frequenza, quindi non arriva proprio dappertutto, ed è per questo che viene utilizzata magari nella zona più vicina al modem, per coloro che fanno streaming, usano i videogiochi o fanno delle chiamate vocali. Insomma, tutto quello che richiede una buona potenza di banda, il 5 GHz ve lo offre tranquillamente, ma dovete essere abbastanza vicini al vostro router. Se per caso non avete la possibilità di poterlo fare, di avere il computer o comunque l'accessorio che deve utilizzare quella frequenza, potete acquistare dei ripetitori di segnale o potenziatori di segnale. Su questo ci sono molti pareri contrastanti, c'è chi ne parla elogiandoli e dicendo che sono la risoluzione a parecchi problemi, e chi invece dice che non ne traggono alcun beneficio. Questa era la spiegazione di perché tutti i costruttori, giustamente, prediligono il 2,4. Se io sono un produttore di una lampadina smart, ad esempio, e il mio utilizzatore acquista questa lampadina e la mette a, non lo so, 10-15 metri dalla fonte di internet, è normale che io voglia che questa lampadina funzioni e che non dia problemi al cliente, anche perché sennò mi rimanderà indietro il prodotto dicendo che non funziona, mentre invece non è per questo motivo. Non funziona semplicemente perché magari si era attaccata alla rete 5 GHz e la portata non era sufficiente per consentirgli di lavorare al meglio. Da una parte li capisco i produttori, meglio una rete che prende meno interferenze, ha una portata maggiore, però purtroppo pecca ogni tanto sulla potenza di banda. Ma l'importante è che alla fine compia il suo dovere e quindi funzioni. Questo non giustifica assolutamente che a volte ci possano essere dei disservizi in questi accessori, potrebbero essere legati anche a tante altre cose, come in video precedenti che abbiamo fatto. Spero di essere stato esaustivo, di aver spiegato al meglio quello che era, e nella maniera più semplice, quella che è la scelta dei produttori, della maggior parte dei produttori di prodotti smart, di utilizzare questo tipo di banda, di questo tipo di frequenza. Io direi che per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi! We'll be right back.